Cacciari senza Grillo il Movimento 5 Stelle scompare? Assolutamente no, ho già risposto. Nel Movimento 5 Stelle Beppe Grillo sicuramente è importante, anche perché ci dobbiamo ricordare che questa idea, questo progetto nasce da lui, ma il movimento è fatto da decine di migliaia di persone che ogni giorno si impegnano. Volontariamente. Volontariamente, va bene. Allora, sì, chi è? Venezia, chi era che parlava? Cacciari. Va bene, dico va bene, le prediche, dicono di essere giovani, hanno una retorica che neanche la mia trisavola avrebbe. Una retorica manzoniana. Beh, spesso siamo stati tacciati di superficialità. Spesso siamo stati tacciati di superficialità, evidentemente questo aggettivo non è così adeguato. Forse non siamo superficiali come si vuole fare. Vabbè, la retorica non può dire superficialità, però comunque. Allora, Bragalini, studio. Vito da quello che ho sentito, perché volevo chiedere un chiarimento, nel senso, da quello che dice lui sembra che il Movimento 5 Stelle sia andato male perché gli altri partiti hanno più soldi e vanno sui giornali. E vanno sui giornali. Come questo, però, avevo capito, l'ha detto, non è così. Avevo capito finora che il Movimento 5 Stelle faceva una politica senza soldi e non gli interessava andare sui giornali. Volevo chiedere a Vito se sa che Grillo caccia le persone che vanno nei talk show. E dice di non parlare con noi giornalisti perché siamo tutti servi, pagati dai partiti, per cui non dà interviste a noi. Non so se l'ha saputo, ecco, volevo chiedere. No, guardi, innanzitutto Grillo non caccia nessuno, come avete visto. Io ho parlato con tutti i giornalisti nel corso di questa campagna elettorale, sono andato anche in trasmissione. Certamente ci ha fatto poco piacere vedere che nelle principali edizioni, mi riferisco soprattutto ai quotidiani romani, possiamo tranquillamente verificare le ultime 60 edizioni, i principali competitor hanno avuto pagine e pagine, noi spesso un trafiletto, ma insomma, su questo. Però lei capisce che questo è in contrasto con la narrativa del movimento, cioè che voi cerchiate più spazio sui giornali, poi e qui le chiacchiere stanno a zero, è in contrasto con quello che avete detto fino ad oggi. Ma ripeto, noi siamo ben contenti di far campagna elettorale con pochi soldi, né ci dispiace di questo risultato. Certamente è un risultato un po' inferiore rispetto alle elezioni regionali di febbraio, ma entriamo nelle istituzioni, il nostro obiettivo è quello. Solo, come diceva il collega, rifiuta il rapporto con la stampa, ma che addirittura se deve rilasciare interviste lo fa con la stampa estera e poi la stampa italiana deve in qualche modo accontentarsi di recepire, e che di fatto non consente ai suoi candidati di esprimersi, perché io sono contenta che De Vito sia qui perché porta il suo contributo al dibattito, però sono state in molte trasmissioni dove effettivamente hanno partecipato delle persone che sono loro sono effettivamente, come diceva Cacciari, poco conosciuti. Certe volte è venuto addirittura il dubbio che Grillo mandasse il messaggio: guardate ragazzi, parlo io perché quando parlate voi ci sono succede dei problemucci. Più di una volta mi ricordo questo dubbio, il Parlamento, i momenti imbarazzanti, perdoni, in cui Crimi da capogruppo al Senato diceva una cosa e dopo 5 minuti Grillo lo sconfessava. Però la domanda era anche sul PDL. Guardi, le voglio levare subito il dubbio, perché come avete visto io in questa campagna elettorale ho parlato con tutti i giornali, sono andato in più trasmissioni, quindi questo dubbio ci tenevo a levarglielo, e al tempo stesso non condivido che il Movimento 5 Stelle non abbia proposto nulla, perché sin dopo le elezioni propose al PD per un possibile accordo, anche se io sono solo un portavoce comunale, di rinunciare al finanziamento pubblico. E se dopo 20 anni, a partire dal 93, da quando si fece quel finanziamento, e con legge dello stesso anno, 515, i partiti se lo sono ridato, se dopo 20 anni oggi si riparla di moderazione dei costi della politica e di rinuncia al finanziamento pubblico, forse anche per un apporto che il Movimento 5 Stelle ha già dato, ma ripeto, l'attività comincia ora e saranno questi 5 anni da valutare. De Vito, come io riconosco a voi l'importanza di portare impulsi su questi temi, lei sappia che il Parlamento precedente, di cui già facevo parte, già aveva ampiamente affrontato il dibattito e dimezzato del 50% il finanziamento. Quindi io, come riconosco a voi, anzi, facciamo tutti insieme, proseguiamo su questa spinta, però non facciamo troppo populismo. Ben venga, per noi sarebbe realizzare un risultato, però se non vado errato, nella precedente legislatura il PDL si diede 257 milioni di finanziamento, di cui 60 documentati, se non vado errato. Le ripeto, l'abbiamo ridotto del 50%, poi detto questo, partiti che hanno avuto delle attività e delle spese già sostenute devono coprire. Detto questo, sta parlando con un'interlocutrice in questo caso che è assolutamente d'accordo
con il finanziamento da parte del quindi, privati. Quindi, come vede, non siamo solo di sinistra, ma siamo ma proponiamo buone idee che possono essere condivise. Invito il suo movimento a prestare attenzione al fatto che adesso in Parlamento stiamo discutendo di tetti massimi per contributi dei privati che probabilmente saranno un problema. Ma il voto l'ho dato a Grillo, l'ho dato con convinzione, però poi alla fine anche Grillo dovrebbe, secondo me, andare a sederci a tavolino per costruire qualcosa. Ovviamente bisogna scendere a compromesso con qualcuno, da solo non può cambiare l'Italia. Dico anche con tutta sincerità, non so se lo rivoterei. A marzo abbiamo protestato con un voto di protesta che è andato a confluire nel Movimento 5 Stelle. Ieri il voto di protesta è andato con l'astensione. Non so quante altre possibilità di strumenti democratici ci siano per dimostrare che la politica è completamente lontana dai bisogni della gente e dall'impresa.